31 luglio. Poi Gesù, partitosi di là, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco della gabella e gli disse: «Seguimi». Ed egli, levatosi, lo seguì. Matteo 9:9. Conversione. Quando Gesù vide Levi, Matteo, il figlio di Alfeo, lo invitò a seguirlo. A quella chiamata, la risposta del giovane fu immediata. Matteo era un esattore delle tasse per conto dell'impero romano. Da che cosa fu spinto a seguire Gesù? Fu spinto, certamente, non solo da una chiamata esteriore di Gesù, la cui fama si era sparsa dappertutto, ma molto più da quella grazia che cambiò il cuore di un uomo indaffarato nelle cose del mondo per diventare un seguace di Cristo. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Matteo, nel Vangelo che scrisse, parla poco di sé, ma racconta tanti particolari di altri chiamati da Gesù, che come lui lo hanno seguito. Non meravigliamoci di questa sua conversione e non chiediamoci come sia possibile che ciò avvenga. I bisogni di un'anima inquieta non possono essere soddisfatti da nessuna realtà terrena: ricchezza, gloria, fama, notorietà, eccetera. Segui Gesù ed accettalo. Egli riempirà il vuoto del tuo cuore.